Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Perché Vasco è arrivato al successo? Cantare in Libertà. Se Vasco Rossi è diventato Vasco Rossi è perché è sempre stato Vasco Rossi. Mi spiego meglio. A volte noi pensiamo che dopo aver raggiunto il successo possiamo permetterci di fare alcune cose, alcune stravaganze, di aizzare la folla, di fare i pazzi sul palco, perché all'inizio noi, a me è capitato, ci sentiamo delle persone normali e quindi abbiamo un po' timore ad aizzare la folla o a fare delle cose. Quindi diciamo, pensiamo, almeno a me è successo. Quando diventerò più bravo, oppure quando diventerò più noto, più popolare, allora sì, vi faccio vedere quello che so fare. In realtà è proprio l'opposto. Se noi facciamo vedere quello che sappiamo fare e siamo convinti al 100% di farlo, questo sì che può portarci al successo. Ad esempio, Jim Morrison, il cantante dei Doors. Lui era davvero un personaggio stravagante, fuori dagli schemi, senza limiti, e quindi all'inizio la gente addirittura lo cacciava dai locali perché faceva un sacco di casini. Insomma, chi conosce la storia di Jim Morrison mi può capire bene, ma è proprio questo che l'ha portato a essere anche ricordato adesso come Jim Morrison e a essere anche emulato da tante persone, perché lui era se stesso e faceva quello che la propria testa gli diceva sempre, e per questo è diventato il grande Jim Morrison. Ora non dico di saltare giù dal palco o di spogliarvi in pubblico, però vi dico di non avere limiti, perché i limiti che noi ci diamo, ce li diamo solo noi stessi, i nostri limiti, sono quello che poi ci frena dal fare delle cose fuori dagli schemi che ci possono invece rendere unici e inimitabili. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.